Ben ritrovati a confronti, il programma realizzato in collaborazione con l'ufficio stampa del Consiglio Provinciale di Trento, che ogni settimana mette a confronto appunto un membro della maggioranza, uno della minoranza nell'Assemblea Trentina. Allora vi presento chi è qui con me eh, questa sera in studio, a partire dalla maggioranza, con Claudio Cia, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. E buonasera ad Alessandro Olivi, consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino per quanto riguarda la minoranza. Buonasera. buonasera. Allora, eh, prima di parlare dei lavori del Consiglio, siamo a una settimana praticamente dall'introduzione del Green Pass obbligatorio per i eh, lavoratori, vorrei da voi un breve commento per quanto riguarda questa eh, prima settimana e se ritenete questo strumento uno strumento valido, la vostra leader a livello nazionale. Eh, eh, Cia eh, Meloni è sempre stata chiara in merito. Sì, io credo che il Green Pass per andare a lavorare mi sembra un'esagerazione. Tuttavia non possiamo negare che l'introduzione eh, del Green Pass in altri contesti sicuramente ha aiutato a, in qualche modo a stimolare la gente ad andarsi a vaccinare. Perché dobbiamo essere onesti: il Green Pass in realtà è un certificato di attestazione della venuta vaccinazione nella stragrande maggioranza eh, dei casi. Certo, eh, io credo che comunque il Green Pass oggi abbia anche creato una divisione tra chi è preoccupato del vaccino, perché dobbiamo essere anche onesti, molti non si vaccinano e non perché sono Novax, ma grazie probabilmente anche al lavoro dei salotti televisivi, non parlo di questo, intendiamo soprattutto quelli nazionali che quindi hanno numeri d'ascolto molto elevati e in cui noi assistevamo a interventi di virologi, di esperti o presunti tali che un giorno dicevano una cosa e il giorno dopo dicevano un'altra. Sicuramente questo non ha aiutato. Io vedo che per esempio in Israele e in altri stati non è stato necessario introdurre il Green Pass per andare a lavorare perché probabilmente hanno fatto anche una comunicazione meno talebana e comunque sicuramente più equilibrata e che andava in un'unica direzione. Lei dice insomma, che c'è anche il rischio che si crei una frattura. Sociale. In sì, questo sta creando sicuramente una frattura sociale e non fa mai bene nessun provvedimento quando si creano fratture sociali. Olivi. Ma eh, quando affrontiamo un tema come questo dobbiamo partire dal premessa, siamo in una situazione straordinaria. È chiaro che né, imporre un, una certificazione per esercitare eh, il lavoro, che è, non a caso scolpito come uno dei diritti fondamentali nella nostra Costituzione, è e deve essere un'eccezione. Siamo sul limite, certo, però la pandemia eh, ci ha eh, trascinato in una situazione drammatica, oggi questo Paese ne sta uscendo, non dimentichiamolo, dopo essere stato colpito per primo a livello globale, anche grazie a un grande sacrificio collettivo. Quindi il, il lavoro è eh, anche un luogo di eh, inevitabile socializzazione. Eh, Immaginare che si potesse prescindere eh, da un controllo eh, dell'assenza della, della, della de, dell del virus in un, in un contesto come questo era improponibile. Io credo che sia un momento molto difficile. Io, Um, sono dell'idea che dobbiamo fare in modo di lavorare perché prima possibile questa cosa venga tolta. Se il giudizio deve essere però il giudizio su, su, sul contesto, io credo che sia stato un provvedimento inevitabile. Allora, veniamo ai lavori del Consiglio provinciale che peraltro torna a eh, riunirsi martedì eh, prossimo su richiesta della eh, minoranza. Uno dei temi sarà quello eh, delle comunicazioni della Giunta provinciale in merito all'ospedale di eh, Cavalese. Se ne è scritto, se ne è parlato tanto in queste eh, settimane, di fatto, però, la situazione è. Non è ben chiara, si, attende dunque, eh, si attendono le parole del eh, Presidente Fugatti a riguardo. Riassumendo velocemente, formalmente la provincia di Trento non ha ancora deciso se eh, procedere alla ristrutturazione o alla creazione eh, di un nuovo ospedale in Valle di Fiemme. Eh, sembra che questa ultima sia l'ipotesi più eh, probabile, ma si chiede anche di fare eh, chiarezza sui passi per cui si è eh, arrivati probabilmente. A questa eh, decisione perché eh, di fatto sembra che si sia lavorato un po' sottotratta, diciamo così, questa è l'accusa principale in questi mesi per eh, arrivarci con un, un progetto di project financing con un'impresa eh, privata. Il condizionale è d'obbligo? Olivi, qual è la vostra posizione? Beh, è la posizione di chi chiede, come lei giustamente ha detto, chiarezza e trasparenza. Poi sulle scelte di merito discuteremo. Il problema è che oggi non stiamo discutendo. Uh, su un progetto, ma su un'ipotesi alternativa a quella per la quale, lo voglio ricordare, erano già stati stanziati dei finanziamenti e attorno alla quale il dibattito degli ultimi anni, che su Cavallese ha avuto anche no, una forte esposizione relativamente alla funzione che vogliamo attribuire a quell'ospedale e in generale alla presenza di un presidio ospedaliero nelle valli, e um, eh, essere costretti a misurarsi con, eh, si dice, sembra, eh, passare da ampliare un ospedale esistente a farne uno nuovo, a farlo su un'area che non risulta essere neppure pianificata dal punto di vista urbanistico per ospitare un'attività di rilevante interesse pubblico e sentire parlare di finanza di progetto rispetto alla quale io non ho un'obiezione di fondo, nel senso che probabilmente dobbiamo anche un po' abituarci a costruire anche importanti eh, opere pubbliche in partenariato. Certo è che eh, immaginare che ci siano amministratori comunali che vanno a chiedere informazioni sui terreni, eh, la giunta che dice prima no, non ci risulta, poi però da atti semi -ufficiali. sembra che eh, io credo che la Valle Cavalese, la Val di Fiumi, ma il Trentino debba eh, capire se possiamo misurarci finalmente su. Il futuro dell'ospedale di Cavalese sapendo dove si fa. Oggi, improvvisamente è calata una cortina di ambiguità. Tra l'altro, Cia lei è stato nei giorni scorsi proprio a Cavalese per presentare una petizione, una petizione che chiede cosa ai cittadini. No, una petizione che chiede: innanzitutto, di partire. Da un progetto che era già stato approvato, che era già stato finanziato. Io vorrei ricordare che molti di quelli che oggi dicono che bisogna rifare l'ospedale, bisogna fare la cittadella sanitaria, e quindi in, 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 a Masi, sono gli stessi che quando era stato approvato il, il progetto per la ristrutturazione e riqualificazione dell'attuale ospedale, dicevano che assolutamente era la soluzione migliore in assoluto. Ora dicono esattamente l'opposto. Quindi noi quello che chiediamo è innanzitutto di recuperare quella struttura, anche perché la posizione in cui si trova sicuramente fa molto meglio ai pazienti che ai sani. Ecco, ha detto anche questo, ma soprattutto perché ritengo che l'ospedale non è di proprietà della politica, non è di proprietà di chi in qualche modo è interessato a fare speculazione, è la proprietà di un territorio che l'ha costruito. Vorrei ricordare che è stato inaugurato nel 1955 e nel 1980 è stato ceduto alla provincia per una questione di costi, perché la, la valle, le valli non riuscivano da sole a poterlo eh, mantenere, ma soprattutto anche per farlo rientrare all'interno del, del circuito dell'azienda sanitaria eh, diciamo, eh, provinciale. Quindi attenzione a voler impoverire quel territorio di una realtà intorno alla quale, va anche detto, è, stata anche, eh, è nata anche un'economia. Oggi noi andare a pensare di eliminarla, probabilmente forse per anche speculare sull'esistente, magari facendo chissà quale struttura per turismo, però io credo che la, il territorio ha il diritto di sapere, in questo concordo con il collega Olivi, ha il diritto di sapere non dalla stampa, ma soprattutto ha il diritto di sapere dai propri rappresentanti politici, i quali mi risulta sanno anche loro attraverso sì, la stampa. Sembra però parlare più come un membro dell'opposizione in questo caso che come un Ma membro no, di Maggiore. No, no, perché io su questo sono sempre stato molto mm. chiaro. Io credo di essere stato uno dei primi a essersi esposto sul discorso dell'ospedale di Cavalese. E non mi risulta ad oggi che la provincia abbia una posizione chiara, perché fino adesso abbiamo letto dai giornali, abbiamo sentito e non sentito, nessuno ha detto qualcosa di chiaro, abbiamo scoperto che sì, forse qualcuno sapeva, ma ha detto appunto di intanto di non creare panico o comunque allarmismo, però in questo caso penso che può essere anche una buona occasione di capire qual è la posizione della provincia, se c'è. E soprattutto poi io credo che ogni forza politica, ogni politico su questi argomenti non debba essere il pecorone che va dietro al gregge. Deve ovviamente anche capire se in effetti le proposte che verranno portate sono a beneficio del territorio o sono a beneficio di altri Chiaro. giochi. Senta eh, Olivi, poi chiederò anche a CIA in, in risposta. Ehm, L'ospedale di Cavalese, ma anche la situazione all'interno eh, dell'ospedale Santa Chiara di Trento, in particolare eh, del reparto di ostetricia e di ginecologia per quanto riguarda il caso di eh, Sara Pedri. Ne citerei altri, fra cui. Quelli che proprio il gruppo del Partito Democratico ha nominato, ha citato in una conferenza stampa nei giorni scorsi, in cui ha annunciato la decisione eh, del, di fare un ricorso al TAR contro quello che viene eh, definito l'ostruzionismo eh, della giunta provinciale nel rendere noti eh, degli atti o comunque delle informazioni che riguardano dei temi eh, strategici. In sostanza l'accusa è eh, i consiglieri hanno diritto a poter accedere a determinati atti, anche se poi magari. Devono rispettare il mandato del silenzio se sono particolarmente eh, sensibili, però questa cosa non avviene e non avviene nei tempi richiesti. Sì, c'è ahimè un deficit piuttosto evidente di, di trasparenza e di tempestività nelle informazioni. Io credo che i consiglieri provinciali di maggioranza e di, di opposizione devono essere messi nella condizione di fare al meglio il proprio lavoro che è un lavoro, nel nostro caso, prevalentemente di controllo, di, anche di proposta, di, di, di approccio critico, eh, rispetto al quale essere dotati delle informazioni è un presupposto fondamentale. Con questa iniziativa noi abbiamo voluto, estrema razio, eh, evidentemente far presente che rispetto alla violazione, che ci pare abbastanza evidente anche di un, una grammatica istituzionale, oltre che qualche volta anche di norme a presidio della trasparenza, la giunta deve essere messa nella condizione di dare risposte più chiare, anche perché eh, diversamente noi, il mio punto di vista è questo, questa giunta ha una produzione di annunci straordinaria, cioè eh, ogni settimana opere pubbliche che spuntano, eh, ospedali, ferrovie, eh, pianificazioni molto. E rispetto alle quali... Eh, c'è bisogno di capire se l'annuncio serve solo in qualche maniera ad alimentare aspettative, a buttare avanti la palla, o se dietro l'annuncio c'è un lavoro, un'istruttoria, c'è davvero un'idea. Personalmente, indipendentemente dal ricorso al TAR, credo che molte volte il rifiuto di dare le informazioni non sia tanto per nascondere, o spero che non sia così, anche perché non c'è nulla da nascondere se le cose sono fatte bene. È che non c'è niente, capisce? E quando non c'è niente dietro un annuncio, è anche difficile dimostrare magari che una vera istruttoria su quel fascicolo si è fatto, su quel dossier si è fatto. Quindi mi auguro che ci sia anche una risposta che forse sveli anche che tutta questa rigonfia progettualità, ahimè, insomma, si traduce in un tirare a campare tanto fumo e poco arrosto cia ma eh, adesso io credo che la domanda era eh, discorso della comunicazione inerente ai dati legati all'inchiesta che c'è in corso? In realtà sì, ma è non solo, non solo. un riferimento più eh, generale proprio alla difficoltà di eh, accedere da parte dei consiglieri a eh, determinati eh, documenti o comunque a, a capire dalla Giunta il punto della situazione su progetti eh, strategici. Questo lo diciamo anche poi eh, andando verso quello che è tutta la partita enorme eh, che sarà il piano eh, nazionale di eh, ripresa e resilienza e dei soldi che arriveranno in Trentino anche a riguardo, proprio la difficoltà come dire eh, di ehm, avere degli strumenti a disposizione, allora è più un discorso che comunque la giunta, la maggioranza ha i numeri e, e deve governare e quindi insomma in qualche modo deve eh, procedere eh, un po' pancia a terra e, e coinvolgere l'opposizione, sì ma solo una volta che ci sono degli elementi precisi o se invece c'è proprio un problema grosso di comunicazione. Ma, eh, io devo dire che per quel che mi riguarda, eh, quando ho fatto richiesta di informazioni eh, le ho ricevute e non so se questo è dovuto al fatto di essere in maggioranza. Eh, quindi io apprendo dal collega eh, Olivi e anche da altri colleghi in verità che eh, molte volte di fronte a delle richieste non trovano soddisfazione eh, con delle risposte precise. Eh, quello che posso dire è che comunque eh, molte volte la, la, la Giunta Provinciale anticipa delle iniziative che poi giustamente possono trovare eh, realizzazione se poi corrispondono a delle risorse. Risorse che adesso pare che arrivino, vediamo in quale quantità e poi credo che comunque ci sono dei tempi mo tecnici molto lunghi. Il collega Olivi, che è stato in giunta, sa benissimo che per la realizzazione di determinate opere, ma anche le minime, eh, sono richiesti dei tempi veramente biblici. Per cui probabilmente se non ci sono determinate informazioni è perché non ci sono neanche elementi per poterli dare. Cosa vi aspettate, Olivi, Ad esempio, per quanto riguarda il PNRR? Sarebbe come dire, un discorso che occupa due puntate, però mh, proprio i cardini. Ma io auspicherei che la Giunta um, focalizzi la sua capacità di proposta su um, non una moltitudine di interventi, non i famosi 32 progetti che sono stati annunciati qualche mese fa, insomma, creando anche ricordo un po' di imbarazzo nelle stesse categorie economiche, perché insomma il PNR non deve essere un modo per fare solo tante opere pubbliche, farne alcune di strategiche. Quindi mi, mi aspetto auspico che sulla transizione ecologica digitale sugli interventi anche a favore evidentemente dei processi di coesione territoriale ci sia la capacità di non pensare a una moltiplicazione così semplicemente statistica degli interventi ma a fare quelle cose che altrimenti non potremmo fare perché questo è un piano evidentemente straordinario serve a fare quelle cose che un normale bilancio della provincia o dello Stato non ci consentirebbe di fare. Assolutamente, diciamo, è un treno sul quale salire che dovrebbe portarci verso il futuro secondo lei, Cia, anche a lei brevemente, eh, secondo quali criteri appunto? Ma concretezza innanzitutto poi corrispondenza ai reali bisogni del territorio. Queste sono le opere che dobbiamo sicuramente eh, facilitare e che vengano portate, iniziate. Eh, noi sappiamo che purtroppo comunque abbiamo dei tempi, come dicevo prima, è una burocrazia che comunque allunga i tempi eh, di attesa per la realizzazione o per l'inizio di determinate opere. Vediamo proprio l'ospedale di Cavalese che fino a poco tempo fa eh, aveva a disposizione i 32 milioni lì pronti per essere investiti e che dopo sono stati tolti, io pensavo che fossero stati tolti più perché c'era una difficoltà di riperire risorse per altri capitoli, poi invece insomma, scopriamo che ci sono altri progetti. Per cui ci sono le quando ci sono le risorse non c'è il percorso avviato per l'impiego ri delle risorse, quando non ci sono le, le risorse si hanno mille idee. Ecco, adesso bisognerebbe diciamo, farli viaggiare in parallelo due, questi due fondamentali capitoli. Eh, Olivia, altro confronto acceso che c'è stato questa settimana è stato quello fra lei e eh, l'assessore Spinelli in seconda commissione eh, che alla fine ha deciso di sospendere il disegno di legge da lei presentato sulla certificazione della rappresentanza e la valorizzazione delle relazioni industriali. In sostanza, l'assessore Spinelli le ha detto che la provincia si è già mossa per impegnare gli imprenditori sul tema eh, del diritto dei lavoratori e che il caso Sicor, dove lo ricordiamo, erano stati disdettati i eh, principali eh, contratti, è un caso limite e non corrisponde a una situazione generalizzata in Trentino. E allora le faccio dire brevemente eh, in cosa consiste, cosa prevede il suo disegno di legge e perché invece secondo lei è necessario? Beh, innanzitutto è bizzarra questa spiegazione che ha dato l'assessore in commissione. Eh, siccome lo facciamo già o lo faremo, non serve una legge. Il consiglio provinciale, fino a al contraria, ha il compito di fare le leggi. L'iniziativa vuole essere una risposta di, per non tanto rispondere a un caso concreto, SICOR, che è eh, diciamo. Plateale nella violazione dei basilari elementi di tutela delle relazioni sindacali. Ci sono state due sentenze del giudice del lavoro certo. che ha evidentemente sanzionato come antisindacale quella condotta. cioè, sfilo un contratto, ci metto quello che voglio io, è sufficiente farlo firmare da due o tre lavoratori che aderiscono a un sindacato che è uno dei 8, 800 sigle sindacali che può firmare i contratti collettivi livello nazionali. Questo è un caso. In Trentino esiste una patologia? No, è vero esiste in realtà un territorio maturo che ha dimostrato in momenti anche di crisi di sapere affrontare con cooperazione tra parti sociali. La mia proposta è una proposta di dare una cornice legislativa e per esempio dire una cosa che la provincia si impegna a Erogare tutti i finanziamenti, gli sconti fiscali a quelle imprese che si impegnano ad applicare il contratto collettivo maggiormente rappresentativo e maggiormente coerente con l'attività che si svolge all'interno di quell'azienda. Quell per fare questo serve creare anche delle regole di ingaggio condivise, quindi certificare la rappresentanza e impegnarsi a creare una cultura delle relazioni è una proposta che, dico la verità, ero convintissimo che la Giunta la accogliesse, la emendasse, ho però un timore che quando le cose sono proposte dall'opposizione non si fa neanche lo sforzo di andare nel merito, siccome sono proposte. Posso dire una cosa, io ho fatto l'assessore un po' di anni, io ricordo che quando arrivava la proposta di un consigliere di opposizione io ero ancora più attento a questo, perché riuscire a fare delle leggi insieme e fatte bene è in particolare in un momento come questo uno straordinario messaggio di responsabilità che si potrebbe dare alla comunità. E invece per intanto si è sentito intanto... rispondere così, vedremo insomma, è, è stato sospeso, vedremo come eh, proseguirà. Eh, CIA invece eh, un suo terreno è chiaramente quello della eh, sanità, eh, lei sta lavorando su un documento che riguarda le liste d'attesa, ci può spiegare cosa riguarda? Allora, questo disegno di legge, anche questo è stato sospeso, eppure è delle, della maggioranza. Eh, per tutta una serie di valutazioni che è stata fatta insieme all'assessore, insieme alle strutture tecniche, eh, si cercherà di approfondire. L'obiettivo era quello di eh, fare in modo che le liste d'attesa nella libera professione eh, non vedessero eh, tempi d'attesa che vanno da 1, 2, 3, 4 giorni, mentre quelle eh, diciamo, liste d'attesa in regime istituzionale ci sono delle attesi che richiedono che insomma sono calcolate in mesi, addirittura ci sono delle, delle attese che superano anche l'anno. L'obiettivo di questo disegno di legge era proprio quello di trovare un sistema in modo tale che la lista di, di attesa nella libera professione alla fine non abbia sempre la meglio su quella istituzionale. Attualmente abbiamo sospeso il disegno di legge per ulteriori approfondimenti che verranno fatti sia insieme all'assessore sia insieme alla struttura tecnica, a dimostrazione che non è che i disegni di legge vengono solo in qualche modo archiviati o parcheggiati se sono delle minoranze, ma succede anche in, per quelli della maggioranza. Chiaro, abbiamo un minuto e mezzo ma vorrei proprio farmi una eh, domanda veloce su un altro eh, tema che è eh, quello del disegno di legge proposto eh, dalla eh, Civica. Il PATI invece ha ritirato la propria firma che punta a cambiare la legge elettorale sulle preferenze di genere, che eh, prevede non più, di due, non più due preferenze a un uomo e a una donna, ma tre con la necessità eh, comunque di votare i candidati di entrambi i generi. Questo disegno di legge è stato approvato in commissione dalla. La sola maggioranza arriverà in consiglio. Eh, favorevole o contrario? Ma io, sono, ma io sono favorevole perché non toglie minimamente l'obbligo, se si seguono due preferenze, di scegliere un uomo, o una donna o viceversa, ma semplicemente dà la possibilità di fare un'ulteriore scelta. Vorrei ricordare che a Bolzano, che spesso, che spesso viene indicata come eh, diciamo, l'esempio della, della rappresentanza, addirittura sono quattro le preferenze e non c'è neppure l'obbligo di, di genere. Chiaro. Olivi, 30 secondi. Per dire che sono al contrario mi sembra così un tentativo di tornare indietro, io non sono in linea, contrario al fatto che si possono esprimere più, più opzioni, però ci sono leggi che servono anche a dare dei messaggi molto chiari e noi dobbiamo su questa questione della parità di genere essere molto diciamo così convinti che sia un problema e lo dobbiamo risolvere anche con leggi che danno un'indicazione molto chiara sulla eh, necessità, davvero lo dico, che ci siano più donne in politica e, e in particolare rappresentanti delle istituzioni. Grazie ad Alessandro Olivi, grazie a Claudio Cia, grazie a voi eh, per averci seguito, noi ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.